se qualcuno temeva che il derby potesse riservare brutte sorprese a un Chelsea già col pensiero al ritorno di Barcellona, considerando anche gli ultimi precedenti, due vittorie del Crystal Palace negli ultimi due confronti di Premier, il campo afferma. Il contrario, la squadra di Conte vince, convince per larghi tratti del match, ha finalmente la meglio contro una sorta di bestia nera recente e si porta a casa un 2-1 confortante in vista del match di mercoledì. Importanti, però, i tre punti lo sono soprattutto per la classifica, che vede i Blues avvicinarsi a due lunghezze dal quarto posto occupato da un Tottenham ancora scioccato dall'eliminazione dalla Champions League. Certo, allo Stamford Bridge non tutto va per il verso migliore, il Chelsea controlla tranquillamente per quasi tutta la gara, manca più volte la possibilità di ampliare sul 3-4-0 il punteggio e nel finale subisce un gol evitabile dal Palace, temendo una clamorosa beffa. Dettagli che mercoledì, al Camp Nou, faranno la differenza. La cronaca della partita: un tiro dal limite, alto di poco, di Townshend è l'unica occasione creata dal Crystal Palace nel primo tempo. Per il resto, la palla è solo del Chelsea. E le occasioni per passare non mancano di certo, una parata di Ensi su Kanté è la più evidente. I Blues passano al 25esimo minuto, Willian si accentra da sinistra e calcia, una leggera deviazione di Kelly manda fuori Giri Ensi e la palla entra dopo aver toccato il palo. 7 minuti più tardi, ecco il raddoppio, azione collettiva che libera Zappacosta, il cui tiro incrociato è rimpallato più volte dagli stessi Ensi e Kelly, quest'ultimo protagonista di un comico autogol. Prima dell'intervallo, la banda Conte potrebbe pure triplicare, Tomkins toglie però dalla linea un destro a botta sicura di Giroud, mentre Hazard si vede annullare un facile tap in a porta vuota per fuorigioco. Davide Zappacosta, Chelsea, tackle davanti Jeffrey Chalup, Crystal Palace, Getty Images. Dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa, il Palace ha la sua grande opportunità, Christensen sbaglia, Sorlotto si presenta davanti a Courtois ma centra in pieno il primo palo. Ma è solo un lampo, perché le migliori palle gol sono sempre del Chelsea, ancora Tomkins salva su un destro a botta sicura di Willian, poi Hazard si presenta davanti ad Ensi facendosi ipnotizzare dal portiere. Le occasioni piovono, Ensi respinge una punizione di Willian, Wan-Bissaka nega il trisa a Zappacosta e il povero Giroud perde la propria battaglia con la porta avversaria centrando in pieno il palo. Tra uno spreco e l'altro, imprevedibilmente il finale si accende, l'arbitro Taylor non convalida un gol di Sorlot, fischiando un dubbio fallo di Riedewald su Cahill, e Van Aanholt accorcia al 90esimo minuto, approfittando di un buco e battendo Courtois a tu per tu col belga. Conte soffre durante i 3 minuti di recupero, ma esce vincitore. E ora, missione Barcellona. La statistica chiave: ben 18 le conclusioni effettuate dal Chelsea, che ha sprecato tantissimo soffrendo, come detto, negli ultimi secondi di partita. Il tweet Hodgson, occhio alla pallonata. Il migliore in campo Willian, segna il primo gol, partecipa al secondo. E fa ammattire la difesa del Palace con una serie di azioni personali sempre ficcanti. Il peggiore in campo Kelly. In bambola, sfortunato nel deviare il tiro vincente di Willian, colpevole nel produrre assieme ad Ensi l'autorete del raddoppio del Chelsea. Il tabellino Chelsea, 3-4-3, Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Kanté, Fabregas, 88 minuti Pedro, Alonso, Willian, Giroud, 72 minuti Morata, Hazard, 88 minuti Bakayoko. All. Conte Crystal Palace, 4-4-2, Ensi, Wan-Bissaka, Tomkins, Kelly, Van Aanholt, Townshend, 81 minuti Lee, MacArthur, Milivojevic, Chalup, 75 minuti Riedewald, Benteke, 46 minuti Zaha, Sorlot, All. Oggi son arbitro, Anthony Taylor Goal, 25 minuti Willian, CH, 32 minuti Out. Kelly, CH, 90 minuti Van Aanholt parentesi aperta CP parentesi chiusa note, ammoniti Van Aanholt, Tomkins, Morata video Mourinho Conte, attacco e contrattacco, ecco com'è nata la diatriba.